oggi reagiremo alle peggiori note scolastiche, alle note scolastiche più assurde di sempre. E raga, fidatevi, io ne ho prese veramente tante quando andavo a scuola, ma tante, cioè delle note assurde ho preso io, delle note veramente assurde. Vedremo se queste sono peggio o no. E siamo con Foxy. Serpi, per te ho preparato ben 20 note scolastiche che ho selezionato. E frate, sono delle note veramente assurde, alcune anche da espulsione. Ok, io sono stato espulso una volta. Ah no, alla fine una volta sì che mi hanno cacciato. Una volta sì. Però okay, le medie, vabbè, poi ve la racconto. Comunque iniziamo. Iniziamo con la prima, vai, leggila tu. Per festeggiare la sufficienza in arte, LS, che sarà tipo il nome e il cognome del tipo, fare un fumogeno dalla finestra dell'aula. No, fra, te lo giuro che nella scuola di fianco alla mia facevano la stessa cosa. Ma stai scherzando? No, sono serio, nella scuola di fianco alla mia, perché io avevo una scuola e di fianco ce n'era un'altra, quindi dalla finestra della mia si vedeva la finestra dell'altra scuola. Fra, l'ultimo giorno i fumogeni, ma veramente, bro, cioè proprio... Ma che cavolo di scuola vai, scusa? Fra, sì, c'era Lipsia di fianco a me, che diciamo che non è una scuola rinomata per essere... Immagino tu facevi un po' quella scuola lì, eh? Sì, bravo, più o meno sì. L'alunno FM ritorna dal bagno dopo 20 minuti dicendo che non lo trovava. No, ok, ascoltami. Fox, tu dimmi, quante volte tu uscivi dalla classe dicendo che dovevi andare in bagno e in realtà andavi alle macchinette tipo a prendere da prendere? Ma in realtà non mi è mai successo, perché io non ho delle macchinette a scuola. Fra, io, ascoltami, okay. Io c'era quasi più gente alle macchinette quando c'era la lezione che quando c'era l'intervallo. Fra, tutti uscivano e tornavano dal bagno 20 minuti dopo. Io ho preso una nota simile, magari non 20 minuti, ma l'ho presa simile. L'alunno BC lancia bottigliette d'acqua vuote dalla finestra facendo starnuti finti per coprire il rumore. E fin qui siamo su quelle ancora base, che non sono base. A livello... Scusami un secondo, ma che senso ha lanciare delle bottigliette d'acqua fuori dalla finestra? Cioè, tu quando ti stai annoiando lanci le bottiglie fuori dalla finestra. Come da me l'altro giorno, l'ho lanciato degli aeroplanini, quelli di sopra, ci sono arrivati in classe. Uno ha colpito quasi anche il professore. Ah, tipo dal piano di sopra lancio l'aeroplanino. Figo, entra in classe. Sai che figo però? Oh, se andassi a scuola lo farei, ragazzi, fatelo. No, sto scherzando, non fatelo. A scuola si va per studiare. Prof, è salito su e si è incazzato con tutta la classe. Andiamo avanti, vai. L'alunno MD giustifica l'assenza nel 15/11/2019 per raccolta olive. Vabbè, no, aspetta. Allora, se è finto, cioè quindi se è una cavolata, in realtà non è una giustifica finta. Cavolo, poteva inventarsi qualsiasi altra cosa, frate. Cos'è raccolta olive? Ma cos'è raccolta olive? Poteva inventarsi qualsiasi altra cosa. Magari va a lavorare, va a raccogliere le olive e non c'è niente di male. Ma che cazzo? Ma che giustifica è raccolta olive? Vabbè, bro, ma che... Passiamo avanti. Vabbè, andiamo avanti. L'alunno messaggia con mia figlia in classe e chiede al sottoscritto se è libera questo pomeriggio. No, fra questo è incredibile. Un applauso. Cioè, praticamente è come se io chattassi. Già non si può usare il telefono in classe, lo uso e mi scrivo col figlio del professore. No, però questo è... Con la figlia del professore. Fermo, prima di continuare il video, controlla di essere iscritto al canale. E se non lo sei, fallo subito. Allora, G.P, sarà tipo Gianluca qualcosa, non lo so. Pierpaolini. Gianluca Pierpaolini, probabilmente. Scrivimi su Instagram, ti devo conoscere, fra. Cioè, incredibile, bro, ci stringerei la mano. Io invece dico alla figlia del professore, scrivimi su Instagram che ci dobbiamo conoscere. Andiamo avanti. Abbaia durante la lezione. No, ma anche... Ah, tipo faceva i versi del ca... Vabbè, prova. Aspetta, fammelo risentire, Foxy, com'è? Dio caro. Allora, c'è da dire una cosa. Quando non hai nulla da fare, abbaiare durante le lezioni non è una cavolata, cioè... Oppure in classe mia fanno il pulcino, tipo... Oppure... Non so fare la papera pure. No, sai cosa facevamo noi, fra? Quando praticamente la prof si girava, ok, verso la lavagna, noi facevamo così. E lei si girava di botto, ma non sapeva chi fosse stato, no? Ero sempre io, chiaramente. Vabbè, andiamo avanti. Metà della classe è assente, l'altra metà tenta di convincermi che gli assenti non sono mai esistiti. Vabbè, questa è finta, fra, dai. Questa è finta, bro. Non lo so. Però effettivamente c'è classe IVA, quindi sarà una lotteria. L'alunno A, assente dall'aula dalle ore 12:03, addirittura lo 03, rientra in classe alle ore 12:57 con un nuovo taglio di capelli. Che grande. Però io lo stimo. Che grande, ma questo è il migliore. Tornare con... Cioè, veramente vuol dire che non te ne frega proprio nulla. Tu esci, ti tagli i capelli e rientri, non ti interessa niente. Rientri magari con tutti i capelli rasati, così, vabbè. No, però questo è incredibile. Vai avanti. La classe non mostra rispetto all'illustre filosofo Pomponazzi. E neanche... Altro è il nome in modo scelto. Ma
quando mi immagina questo che va nella scuola per dire devo fare una lezione seria di filosofia eccetera, e tutti che gli urlano Pompinazzi. No. Pomponazzi è un filosofo illustre. Ma poi che filosofo è Pomponazzi? Non lo so. Vabbè, magari è super conosciuto, ragazzi, però no, scusate, non lo so chi sia. L'alunno, dopo la consegna del pagellino da far firmare ai genitori, riconsegna il pagellino firmato 2 minuti dopo. Sospetto che la firma non sia autentica. Anche questo qui è un genio. Secondo me anche questo non è autentica. Però c'è da dire una cosa, tu sai che io effettivamente, tu hai mai fatto le firme false? Sai che io non l'ho mai fatta. No, zero, neanche io. Cioè, forse mi capitava qualche volta perché mi dimenticavo di farlo firmare a mia mamma. E mia mamma mi diceva, oh, firmalo tu, capito? Però non mi è mai capitato di firmarlo. Sì. Il crocefisso dell'aula è stato rovinato. Il Cristo ora porta la maglia della nazionale. No! Ma tu pensi se facessero queste robe qui tipo religione, bro? Fra religione. Ecco, infatti ti dico, aspetta un attimo. Perché? Ora vedrai. Durante l'ora di educazione fisica insegue le compagne di classe sventolando in aria lo scopino del vater. Vabbè, dai, questa qui tra tutte è una delle più normali. Non ho mai visto una scuola dove c'è uno scopino del vater. Magari abitano in Svizzera questi. Ma sai che nella mia scuola non c'era neanche il vater, fra, c'era tipo il buco. Cioè tipo, cioè, è tipo, bro, dai, bro. C'è un altro tipo di vater. Com'è che si chiama tipo il vater col buco? Dai, fra, lo conosci per forza, bro, il vater quello lì col buco. Che tu pisci nel buco. Cioè che non ti puoi sedere. Ma che ah, l'urinatoio. L'urinatoio, bravo, esatto. Le tipe, scusa, come andavano in bagno? In quello delle femmine magari c'era, in quello dei maschi no. Si espelle dall'aula l'alunna M. Ilaria perché ha ossessivamente offeso la compagna sabatino domenica chiamandola weekend. Ok, questo sono, ascoltami. Questo qui ti giuro che sono io, fra. Io ogni mio compagno di classe lo prendevo per il culo. No, adesso ti dico dei nomi, certo. Io ho preso un sacco di note così. C'era uno che si chiamava Ferrari, fra. Okay. Ogni volta che entravo in classe io facevo così, ti dico solo questo. Poi no, c'era, vabbè. Aspetta. Poi c'era una mia compagna di classe, fra, che si chiamava Puzzo. Bro, meglio che non ti dico. No, fra, ti giuro, meglio che non ti dico. No, bro, ci organizzavamo per stare tipo tutti a 6 banchi di distanza da lei. No, bro, veramente. No, adesso aspetta. No, sicuramente ce n'è un altro, aspetta. Un mio compagno di classe, fra, si chiamava Foglio. Ti dico solo questo. Che ogni tanto, no, arrivavo lì da lui con una forbice, dicevo, sì, ho vinto. E tipo, c'ho finta di tagliarlo, no, bro, no. Oppure gli scrivevi sopra in testa. Gli scrivevo sopra. Andiamo avanti. Chiudono in bagno una loro compagna perché è ritenuta da loro cesso. No, no, bruttissimo, bruttissimo. No, questo no, questo non, ragazzi, si non fa, si fa. Allora, io probabilmente l'avrei fatto anch'io. Però non si fa, ragazzi, Io vi ripeto che queste cose le stiamo leggendo per ridere, perché fanno ridere. Ma a scuola si va per studiare. La classe non è in classe. Vabbè, dai, questo qui è, dai, bro, mettere. Ah, vabbè, questa qui è la classica notta per quando si, per quando tutti saltano a scuola, fra, che si fa la roba di no, gruppo. No, che la classe è tipo in palestra da un'altra parte, fuori, in giro per i corridoi. E non c'è nessuno. Ma non è in classe. Ok, la classe non è in classe. Però, cioè, dipende anche quando l'ha messa questa nota, perché se l'ha messa 10 minuti dopo, cioè, che è iniziata la lezione, capito? Dai, no, ancora. Sicuro l'ha messa magari mezz'ora dopo. Ora di religione. Ora di religione. Segnala mancanza del crocifisso occultato dalla classe. Al suo posto cartello recante le parole torno su. No, fra, cioè, io veramente, ti giuro, vorrei avere avuto i compagni di classe che facevano queste cose in classe, bravo, tu sai che risate. È troppo divertente. Dicevo che ridere. Noi con i cartelli, bro. C'era il prof di diritto che era di Napoli, me lo ricordo. Oddio. Fra, entrava e parlava così. Ehi, sbrigati, alzati in piedi. Proprio con la voce così, fra, cattivissimo, no? Però era proprio basso, no? Mi ricordo che noi ogni volta continuavamo tipo ad urlare, parlare tra di noi, eccetera. Una volta lui si è incazzato un botto, ha sbattuto le mani, continuava a sbattere i pugni così. E urlava: Esposito, silenzio, alzati, strozzati, sgozzati, Esposito. Mamma mia, fra, l'ho fatto proprio incazzare. Mamma mia, che belli tempi della scuola, fra, ti mamma giuro. Vai avanti. Me lo gira tu. L'alunno T, alla richiesta di vedere i suoi genitori, risponde con arroganza: le porto una foto. Questo, no, è un boss. Questo è King. Questo è King. L'alunno disegna con un gessetto Dio alla lavagna. Gli si prostra ai piedi e inizia a recitare il Padre Nostro. Vabbè, dai. Cioè, nell'ora di religione, questa è anche una roba carina, secondo me. Cioè, diciamo la verità. Nell'ora di religione, fra, questa è una roba. Perché ridi? Ma bro, poi metterti chinato sotto la lavagna a recitare il Padre Nostro. No, ovvio, però dai, la prof di religione magari si fa due risate, almeno la mia. Vabbè, certo. Andiamo avanti. L'alunno si giustifica della mancanza del suo tema dicendo che gli era mangiato l'iguanodonte. Vabbè, dai, questo qui è proprio. Allora, o è fake questa o è proprio una presa. Cioè, è proprio come dire, vabbè, mettimi la nota, fa niente. Cioè, tipo a me, dimmi se ti è mai capitato. A me capitava che c'erano delle verifiche apposta, cioè non studiavo niente, ma veramente nulla. Mi dava il foglio e appena me lo davo, io mi rialzavo e glielo riconsegnavo subito, fra.
come per dire. No. Sì, però io c'erano delle verifiche dove veramente non sapevo nulla. Okay. Meno se di non nulla, sapevi nulla. Vabbè. Andiamo avanti con l'ultima. Allieta la classe con una sua rivisitazione della nona sinfonia di Beethoven suonata a Rutti. Che grande. Fra, io non lo, sai che tutti i miei compagni lo sapevano fare, io non lo sapevo fare. Bro, è un genio. Tu lo sai fare? No. Dai, fra, parlare con i Rutti non lo sai fare. Ma non so nemmeno ruttare a comando io. Guarda tu... che è una skill incredibile. Oh, aspetta, io sì, aspetta. Ah, visto, io lo so fare invece. No, questi ragazzi sono le skills importanti. Ora Fox, voglio sapere la tua nota più assurda. Una volta in aula di informatica ho messo tipo a tutti i computer che appena si accendevano usciva tipo un video, un qualcosa di strano. Che video avevi messo, Foxy? Un video, un qualcosa di strano. Però non ho avuto la nota, perché ovviamente io mica vi faccio sgamare. Ah, quindi nessuno sapeva fosse stato te. Perché ha messo la nota di classe. Ah, di classe, sei veramente un mascalzone. Sei veramente, cioè, fra, ma queste mancanze di rispetto assoluto. Bro, era basta, piccolo. No, l'avrei fatto anche io. Immaginati che il tecnico ogni volta che riavviava il computer si riapriva quel video. Fra, io mi ricordo, no, io la nota più incredibile che ho preso, sai qual è stata? Vale. Fra, cosa è successo? Praticamente, allora, io sono entrato a scuola, mi sono nascosto nell'armadio e i professori dicevamo che io non c'ero a scuola. Ad una certa, no. Che è successo? Io, fra, non ce la facevo più, ero convinto che la prof fosse uscita. Esco dall'armadio di botto, tipo mezz'ora dopo che era iniziata la lezione, c'era la prof che mi ha visto subito. No. Fra, si è incazzata a urlare tutto il resto della lezione, l'ha passato ad urlare. E mi ha messo la nota. Cioè, ma no, vabbè, ti giuro, bro, una roba simpatica. No, una roba assurda, bro, una roba veramente assurda. Quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per altri video del genere. Bella! Lascella!